Rieccoci in studio per la prima parte del nostro telegiornale che apriamo parlando di politica dopo l'arrivo in città di Matteo Renzi la settimana scorsa. È la volta di lanciare la campagna delle primarie per il segretario nazionale del PD, Pierluigi Bersani. Si è svolta presso l'auditorium del Museo Provinciale, un'assemblea pubblica a cui hanno partecipato gli iscritti, i simpatizzanti e i votanti del centro-sinistra per costituire il comitato provinciale. Bersani 2013 in appoggio appunto alla candidatura di Pierluigi Bersani alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. Sentiamo. Costituzione del comitato provinciale per supportare la candidatura di Bersani, quali le motivazioni? Ah, perché Bersani è il leader del più grande partito oggi del paese, è il leader di un grande partito popolare, riformista e progressista, è il leader che ha costruito attorno al Partito Democratico una coalizione di forza di progresso, ma che è aperta al contributo di altre forze, a cominciare da forze moderate che guardano all'idea di un'Italia più equa, più giusta, più solidale, più unita. È il leader che in questi anni ha costruito il Partito Democratico e ha costruito l'opposizione al governo Berlusconi e ha condotto una battaglia in Parlamento nel Paese perché finisse questo lungo periodo buio governato da Berlusconi che tanti danni ha fatto al nostro paese ed è il leader di una grande forza politica che con grande responsabilità, anche contro le proprie convenienze di parte, ha scelto di sostenere, non senza diciamo sacrificio, un governo, quello guidato da Mario Monti, che è un governo che ha fatto delle cose utili al paese, ma che è giusto che oggi, come dire, lasci il campo tra qualche mese a un governo politico, ad una competizione tra forze politiche alternative, ad un governo guidato da Pierluigi Bersani, dal Partito Democratico e dalle forze di progresso per introdurre quegli elementi di equità, di giustizia sociale che sono mancati in questi anni e che tuttora mancano, perché quello che abbiamo di fronte è un paese stremato dai sacrifici fatti per rimettere i conti dissestati dal governo Berlusconi e Tremonti. Per queste ragioni noi sosteniamo Pierluigi Bersani, il Partito Democratico e sono certo che con la vittoria di Pierluigi Bersani alle primarie e con la successiva campagna elettorale si aprirà una fase nuova per il Paese. Non sono mancate già le polemiche in questo inizio di campagna elettorale tra soprattutto sostenitori di Bersani e sostenitori di Matteo Renzi. Perché scegliere Bersani? Diciamo, facciamo un distinguo tra i sostenitori dell'uno e dell'altro. Io ho presenziato, come giusto che sia, all'assemblea di Matteo Renzi perché Matteo Renzi è il sindaco di Firenze, ma soprattutto l'iscritto del PD. Ero lì a cercare di capire qualcosa di nuovo, che non c'è stato, sinceramente. Anche se in verità qualcosa di vero Renzi dice, ma nel modo sbagliato e nei contenuti sbagliati. Pierluigi Bersani, che è il nostro segretario, credo che sia l'unico personaggio politico che è capace in questo momento di poterci rappresentare in questa crisi, non soltanto di identità politica, ma anche di vuoto politico. Pierluigi Bersani ovviamente non solo riesce a dare risposte per quanto riguarda lavoro, ambiente, uguaglianza, libertà, democrazia, merito, portando non soltanto contenuti, principi e metodi per arrivarci, ma soprattutto riesce ad avere un partito dietro nel metodo, perché come ho detto prima, mentre Renzi era qui a Brindisi, invitato da personaggi che nulla hanno a che fare col PD, Bersani invece, sfiorando l'unanimità, consentiva allo stesso Renzi di partecipare alle primarie. Ecco, questa è la differenza anche di libertà e di democrazia che primeggia in Bersani e che è assente in Renzi. Sulla polemica sollevata dalla Gazzetta del Mezzogiorno in merito al numero dei sacchetti che si stanno consegnando ai cittadini per la raccolta differenziata di carta e plastica, una nota di Palazzo di Città precisa che agli addetti della distribuzione delle buste per carta e plastica consegnano a chiunque si presenti presso i punti di ritrovo 25 buste bianche per la raccolta della carta e 25 buste gialle per la raccolta della plastica, facendo firmare una ricevuta in duplice copia. Una copia viene rilasciata all'utente per opportuna certificazione. Se un cittadino si ripresenta il giorno dopo per chiedere nuovamente le buste o per ritirarle per conto di parenti o amici impossibilitati a farlo personalmente, non si esita a procedere alla consegna.
E andiamo avanti nell'ambito delle iniziative del progetto Brindisi, capitale dell'antimafia. Si è svolta presso la biblioteca provinciale l'iniziativa Cosa resta della SCU nel territorio di Brindisi e provincia e quali sono ancora oggi i suoi punti di forza. Hanno partecipato Marcello Orlandini, Marco Di Napoli, Milto De Nozza e Nicola Prete. Noi ascoltiamo l'intervista con Marco Di Napoli. Le organizzazioni criminali si modificano, si evolvono col tempo, la Sacra Corona è sicuramente una realtà più giovane rispetto ad altre realtà presenti per esempio in Sicilia, in Campania o in Calabria, ma oggi che cos'è la Sacra Corona nel territorio? La Sacra Corona, come ha detto lei, è una mafia più giovane, si è radicata all'inizio perché il fenomeno è stato sottovalutato all'inizio, c'era una difficoltà culturale a riconoscere l'esistenza della mafia nella terra di Puglia, quasi che questo fenomeno dovesse interessare soltanto le altre regioni. Ma dopo l'iniziale sottovalutazione c'è stata un'azione di contrasto molto efficace da parte delle forze dell'ordine, da parte della magistratura e quindi ci sono state sentenze importanti che hanno ricostruito la storia e la geografia di questa associazione per delinquere, infliggendo condanne severissime ai capi e ai gregari. Ma il fenomeno non è ancora vinto, perché i capi hanno conservato il loro ruolo dal luogo di detenzione, hanno fatto proselitismo nel senso che i figli fanno lo stesso lavoro dei padri e purtroppo il tessuto sociale che costituisce il serbatoio della mafia non è stato prosciugato, non è stato bonificato. Come si può contrastare il consenso che le organizzazioni criminali cercano comunque di far crescere sul territorio? Il consenso si contrasta anzitutto dimostrando che noi siamo più forti, lo Stato è più forte, cioè lo Stato arriva, presenta il conto e quando presenta il conto è un conto salato. E in secondo luogo si può contrastare creando una situazione diffusa di legalità che tolga alla Sacra Corona la possibilità di reclutare i nuovi soldati nell'ambito di disagio sociale dove tradizionalmente pescano. Cambiamo argomento, l'associazione Brindisi Libera e il gruppo Gli Amici di Beppe Grillo hanno organizzato presso la sala Mario Marino Guadalupi del comune di Brindisi un incontro dibattito sulla costa brindisina. La riunione è stata occasione di confronto sulle problematiche della costa appunto con un'attenzione particolare alla costa nord del capoluogo. Sentiamo. In discussione le problematiche relative alla costa brindisina, quali le possibili soluzioni, magari prendendo spunto anche da situazioni similari al nostro territorio? Beh, innanzitutto una presa di coscienza di quello che è attualmente il nostro territorio. Non credo tutti sappiano, seppure sia ben visibile, lo stato di degrado. Proprio questa sera il dottor Magno ci aiuta nella considerazione scientifica del problema. Partire da questi presupposti significa ben orientare le prossime scelte, scelte che devono essere fruibili dalle persone che verranno dopo di noi. Delle scelte, sempre parlato per tanti motivi, sia economici che politici, noi intendiamo parlare di scelte che servano e possano essere utili per le generazioni che verranno. Scegliere oggi significa compromettere, non scegliere bene significa compromettere il futuro di qualcun altro, per cui stiamo ben attenti a sapere e conoscere oggi il problema per orientarci meglio in futuro. E concretamente quali potrebbero essere queste scelte? Sono ben visibili anche queste, perché basterebbe dare un'occhiata in giro quelle che sono le altre realtà e di come vengono gestite al meglio per essere fruibili da tutte le persone, non solo da alcune. Innanzitutto scegliere se questa costa deve essere destinata a livello industriale o turistico, perché qui si parla di gestione per il turismo e non per una scelta di tipo industriale. Anche nel turismo si può investire prevedendo quindi un'occupazione in campo turistico. Le scelte della costa, ripeto, sono importantissime non solo per chi le vive e quotidianamente ci lavora, ma compromettono, per meglio dire, mettono a disposizione questo bene per tutti e soprattutto per la terra stessa. Non deve essere in nessun modo oltraggiata più di quanto lo sia.
È stato presentato presso il Salone di rappresentanza della provincia l'ultima opera del dottor Franco Colizzi dal titolo Utopia, la civiltà dell'amore. Franco Colizzi, medico specialista in psichiatria e direttore del Centro di Salute Mentale e consigliere AIFO, l'autore attraverso il racconto delle proprie esperienze lavorative accompagna il lettore pagina dopo pagina in una lettura piacevole e stimolante. Ce ne parla proprio il dottor Colizzi, sentiamo. Utopia, la civiltà dell'amore, qual è il messaggio che si vuole lanciare con questo libro? Il messaggio principale è che si può e si deve continuare a credere nel bene e nel fatto che si possono creare i buoni luoghi, le utopie, come la chiamava Don Tonino Bello, questo grande vescovo, questa grande anima di Puglia che è morta circa 20 anni fa. Tra le utopie irrealizzabili e le distopie, cioè le cattive utopie realizzate nel Novecento con grandi tragedie, credo che sia realmente giunta l'ora di pensare a qualcosa di più vicino a ognuno di noi, qualcosa a cui tutti possiamo contribuire con quel potere più grande di cui siamo consapevoli, a volte e più spesso inconsapevoli, cioè il potere di amare l'altro, di incontrare l'altro, e che però tutti appunto possediamo. Quindi il messaggio è: coltiviamo questo nostro potere, coltiviamo il potere di creare il bene, i luoghi buoni, i luoghi belli, e coltiviamo quindi una speranza attiva. L'attesa vana non ci aiuta, non serve a nessuno, né possiamo aspettare che solo altri cambino le cose, riducano l'ingiustizia, il dolore, il male del mondo. Dobbiamo farlo noi incarnando una speranza attiva, positiva. E quindi spero che il libro, con le sue riflessioni, con le esperienze fatte in diversi paesi del sud del mondo, possa spingere le persone a appunto coltivare e costruire questi luoghi del bene individuale, familiare e collettivo, che purtroppo negli ultimi anni del Novecento e questi più recenti in Italia sono stati degradati e spesso anche calpestati. Andiamo avanti, manifestazione conclusiva del progetto POR Puglia, viaggio di studio ad Oxford al liceo scientifico Fermi, un'iniziativa che ha raccolto l'entusiasmo dei ragazzi ma anche degli stessi genitori. Un'esperienza all'estero è estremamente importante dal punto di vista formativo oltre che personale. Questo è un passaggio della manifestazione. Abbiamo questo nostro fotore ufficiale, ma abbiamo qui anche tu che è presente per pubblicizzare questo incontro conclusivo che servirà a far sapere a tutti quanti che questa scuola ha realizzato ben due viaggi all'estero di studio quest'anno ad Oxford con i fondi della Comunità Europea nell'ambito di un progetto POR C1. POR perché i fondi europei sono stati dati, sono stati assegnati all'autorità di gestione del Ministero della Pubblica Istruzione dalla Regione Puglia. Quindi vedete, ormai c'è una condivisione di intenti fra le regioni e il MIUR, cioè il Ministero della Pubblica Istruzione. Abbiamo realizzato quest'estate con tanto impegno questo progetto. Abbiamo mandato 30 studenti e 4 docenti ad Oxford e questi studenti tra l'altro hanno conseguito una certificazione di livello avanzato e ci siamo creati qualche problema, nel senso che quest'anno abbiamo da formare con un livello ancora superiore tanti studenti, cioè il livello delle competenze in lingua inglese dei nostri studenti si è elevato moltissimo in seguito a tutte queste attività finanziate dai fondi europei. Siamo qui perché abbiamo anche invitato i genitori, perché vogliamo far vedere un po' gli esiti di questo percorso formativo che abbiamo voluto fare d'estate, perché il progetto prevede proprio che questo corso sia fatto durante l'estate con modalità di stage, perché deve completare l'offerta formativa della scuola. Per noi la loro attività è, per noi scuola, liceo scientifico Fermi, la loro attività è da considerarsi attività curricolare a tutti gli effetti.
effetti. Tanto è vero che non solo consegneremo gli attestati, i certificati meglio di superamento del test, ma riconosceremo come credito nello scrutinio finale di quest'anno scolastico la partecipazione a questa attività. La Confederazione COBAS ha organizzato presso la sede di Brindisi Bene Comune la presentazione del libro Partigiani e antifascisti di Terra d'Otranto, scritto da Pati Luceri, insegnante di Martano, da sempre impegnato nelle lotte sociali e internazionaliste. Il libro dimostra l'enorme partecipazione alla resistenza dei militari meridionali che dopo la firma dell'armistizio l'8 settembre del 1943 scelsero di combattere con i partigiani evitando i rastrellamenti di tedeschi e fascisti. Sentiamo. Fascisti di Terra d'Otranto, sicuramente per documentare qual è stato l'impegno dei militari salentini, ma qual è il messaggio? Ma non solamente dei militari, anche di tantissime donne. Tengo a precisare per esempio che sono più di 35 le donne salentine, 11 di Brindisi e poi le altre di Villecce e Taranto, fra cui alcune cadute, quindi non solamente militari, ma anche e soprattutto tantissimi operai brindisini e tarantini in particolar modo e contadini di Lecce, che hanno combattuto nella resistenza perché si trovavano anche al nord come lavoratori, quindi non solamente soldati ma tantissimi soldati. I soldati hanno combattuto ovunque, dalla Grecia all'Albania, alla Jugoslavia, alla Francia e in ogni caso è chiaro anche nel nord Italia. Il messaggio è soprattutto uno, quello di ricordare, di non far perdere, di rilanciare il testimone alle nuove generazioni, ai più giovani, affinché si sappia che chi ci ha donato la libertà non è morto invano, nonostante tanti tentativi di affossare anche la nostra stessa Costituzione. Questo è il messaggio principale. Poi lo considero io, da parte mia, un diritto nonché dovere, nel momento in cui ancora a distanza di 67 anni un lavoro del genere ancora non c'era stato, e purtroppo quanto più passa il tempo più materiale d'archivio viene meno, si rovina, e quindi tanti nomi di partigiani e di antifascisti purtroppo verranno meno e non li sapremo mai, quindi mi sembra una cosa doverosa questo mio impegno. Torna al Giorgi per il terzo anno consecutivo l'appuntamento con la legalità e proprio nell'ambito degli eventi previsti per il nuovo anno scolastico si è svolto il primo incontro con 6 giovani volontari della comunità di Sant'Egidio che hanno presentato agli studenti la loro esperienza nel mondo del volontariato. Ascoltiamo l'intervista con la preside del Giorgi. Un incontro, quello di questa mattina, con la comunità di Sant'Egidio, che si inserisce all'interno di un percorso di educazione alla pace, tema i giovani e la pace. Nato già nel maggio scorso, quando il ministro Riccardi ha fatto visita a Brindisi, ospite del Giorgi, e ha incontrato gli studenti in occasione del triste momento dell'attentato del Morvillo Falcone, e da allora è nato con il ministro questa collaborazione. Siamo ritornati suoi ospiti a Roma il 14 settembre e il ministro Riccardi, quando era un professore di 18 anni, ha ideato e fondato questa comunità che ha tra i suoi scopi la solidarietà, la cooperazione, l'integrazione, la lotta alle marginalità. E noi riteniamo che l'educazione alla pace possa passare attraverso proprio il rifiuto delle intolleranze, la cooperazione, il rispetto degli altri, l'integrazione. È un incontro bellissimo, i giovani attentissimi, perché i giovani sono i primi ad essere attenti ai problemi della pace e a volere la pace.
Il centro di aggregazione giovanile del Rione Paradiso, in barba a tutte le chiusure, per il mese di ottobre ha organizzato una serie di appuntamenti culturali serali che si svolgono ogni venerdì a partire dalle 20. Ieri sera, venerdì, Spazio Garage, un evento unico che si sviluppa in tre serate accomunate dall'idea di abbinare artisti nel campo pittorico e fotografico a band emergenti locali. In particolare si è svolta una personale di Dario Nardelli, che ha esposto parte dei suoi lavori, accompagnati per l'occasione dal sound di Antonio Morf Carassi. Vediamo. Si apre con voi questa serie di iniziative atte a valorizzare la struttura del CAG, che a fine anno rischia di essere chiusa. Beh, innanzitutto spero di no. Sono comunque delle ottime iniziative per valorizzare sia il CAG stesso, la struttura, che noi artisti brindisini, che non abbiamo la possibilità di esporre così facilmente in degli spazi, in degli contenitori culturali. Io mi auguro che questa possa essere una vetrina non solo per noi, soprattutto perché comunque la combinazione di due artisti tra musica e pittura è molto rara, insomma, da vedere anche all'interno delle strutture più grosse, e che questo sia un faro che possa arrivare lontano e che possa essere poi da riferimento per tutti gli altri comunque che possano poi alla fine trovarsi in questa stessa struttura. Prima di una serie di iniziative che continueranno presso il CAG per altri tre appuntamenti. Sì, questo è il primo evento che facciamo qui in questi venerdì. Faremo una serie di eventi per tutti i venerdì del mese di ottobre. Oggi è ospite un artista, Dario Nardelli, per espone dei quadri. C'è Antonio Carassi, Morf, che suonerà questa sera qui. Speriamo di vedere, c'è una certa affluenza qui da noi al centro di aggregazione giovanile, che come penso sia abbastanza noto potrebbe chiudere, per cui il nostro intento è quello di andare avanti e di portare avanti questo servizio sociale che credo sia diventato molto importante anche per il quartiere Paradiso, ma per tutta la città in genere. Linea alla regia per la pubblicità, fra pochissimo con la pagina sportiva.